Interessa anche la prestazione della squadra che ha fatto una buona gara. I primi 20 minuti abbiamo perso qualche palla di troppo forse in uscita, quando nel momento in cui verticalizzavamo davanti dovevamo tenere un po' meglio la palla, abbiamo perso qualche pallone lì, poi abbiamo registrato qualcosa, siamo stati più calmi, bravi nella gestione del palleggio e del possesso palla e siamo riusciti ad andare a creare i presupposti per creare anche dei fastidi noi. E già nel primo tempo col colpo di testa di Daprella, quello di Cioce, la traversa di Trecoschi, qualche altra situazione potevamo svilupparla meglio. Ci poteva consentire di passare in vantaggio, in quel momento meritavamo forse, perché poi il Torino avevamo concesso veramente nulla, quasi nulla, è un peccato insomma per questo episodio sfortunato di questo autogol, ma siamo rientrati con buoni propositi nel secondo tempo, abbiamo trovato subito un eurogol da parte di un giocatore del Torino, ma abbiamo insistito, non molliamo, abbiamo giocato a calcio, abbiamo cercato di forzare ancora le situazioni attraverso una velocità di palleggio più qualitativo e siamo andati a creare i presupposti per andare sul 2-1, poi abbiamo avuto l'inferiorità numerica che ovviamente insistendo a giocare ci ha portato ad arrivare a creare altre opportunità, purtroppo c'è stata un po' di sfortuna nella traversa e in qualche situazione palla che è rimasta dentro l'area non siamo riusciti ad avere a sfruttare qualche occasione in più. Peccato perché la prestazione dei ragazzi nel complesso è positiva e il risultato ritengo che il Palermo per quello che ha fatto oggi lo meritava.